Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, sono Igor e come sempre vi invito a dare un occhio al mio sito www.igorzardi.com dove in questo preciso momento ci sono tante offerte, tanti sconti sui miei libri, sui miei corsi, sulle mie raccolte e trascrizioni e poi ci sono centinaia di video, di lezioni e molto altro. Detto questo, oggi la lezione è richiesta da me stesso, battuta. Perché ultimamente, fortunatamente, sto facendo lezioni in base alle vostre richieste, ma oggi voglio fare un piccolo, diciamo, una piccola eccezione alla regola. Mia moglie sarà contenta di questa frase, che è il titolo del suo nuovo singolo, e fare quella che secondo me, quella come chiamerò, come intitolerò, la lezione più importante di sempre, ovvero l'importanza e il vero ruolo che ha il nostro strumento, quindi le fondamenta, le basi, i classici mattoni che tengono poi su un grattacielo, una cosa che ultimamente, negli ultimi anni, sto, diciamo, sto notando. Purtroppo che è stata no, un po' dimenticata, ma gli insegnanti, diciamo moderni, diciamo così, tendono un po' a voler trasmettere tante, tante, tante nozioni, anche quando magari diciamo, l'allievo ha delle lacune su appunto le fondamentali, le cose fondamentali della musica, nel nostro caso ancora di più la ritmica, il saper ascoltare gli altri strumenti, il saper ascoltare la batteria e saper suonare bene, bene sottolineato 3 volte, le cose semplici, a tempo, col groove giusto, col tiro giusto e anche in base a quello che stiamo suonando, quindi al genere, in questione. Allora, io oggi voglio fare una specie di esperimento e vorrei far finta che vi hanno chiamato a registrare un brano pop, una ballad, in studio e il produttore o comunque l'arrangiatore o il cantante, o, insomma l'autore del brano vi dice assolutamente di registrare la vostra linea di basso suonando tonica incollata alla cassa. Immaginate di essere in questa situazione. Ecco, allora, io la prima cosa che farei, che ho fatto, che farò anche quando ricapiterà di registrare, è quella di andare a ascoltarmi, se c'è modo, se non è una take, diciamo, live, diciamo così, presa diretta, mi vado ad ascoltare nei dettagli la batteria per prima cosa, poi ovviamente mi piace capire tutto, quindi ascoltare la melodia, ascoltare, però oggi parlo di sezione ritmica, di appunto di cassa, eccetera. Quindi vado a sentirmi e magari a scrivermi, come ho fatto in questo caso, trovate tutto sempre nel PDF allegato. La figura o le figure ritmiche della cassa, appunto, perché mi hanno chiesto di suonare quelle figure ritmiche e quindi voglio capirle, voglio interiorizzarle, voglio scriverle. Quindi facciamo conto che la strofa ha una figura ritmica, il bridge ha un'altra figura ritmica e il ritornello un'altra ancora. Cosa fare? Quindi vado a sentirmela. Allora, la base di oggi che scaricate ovviamente al link qui sotto è appunto una ballad e c'è proprio la cassa molto presente come tantissimi brani veri e propri di musica leggera dove dà un bel corpo, un bel groove, ma il groove lo facciamo anche con il basso, perché se voi fate un brano del genere e non ci mettete il basso, capirete subito che manca sostanza. Quindi ci chiedono di fare un bel groove
suonando solo tonica perché l'arrangiatore, eccetera, non vogliono tanti fronzoli, vogliono la ciccia, diciamo così. Allora, vi dico l'accordi, intanto, strofa e bridge, diciamo, l'ho chiamati così, facendo finta che sia un brano vero. Fa maggiore, una battuta. Do maggiore, basso mi, una battuta. Re minore, una battuta. E si bemolle, alla nona. Classico pop. Queste sono le quattro battute di strofa e bridge. Il ritornello è Fa maggiore, La minore, Si bemolle major 7, poi c'è un Fa basso Do, poi Do settima, basso Si bemolle, La minore, Si bemolle nella stessa battuta, Re minore, Do, Sol minore, Re minore, Do sulla stessa battuta, Sol minore settima, Si bemolle maggiore, Do sospeso, Do maggiore, che ributta sulla strofa, sul Fa maggiore. Questi sono accordi, li trovate scritti nel PDF e nelle, diciamo, le tre figure ritmiche. Due, tre figure ritmiche principali di questa base, questo brano, sono la prima, la strofa, dove la cassa fa una figura che è molto ricorrente nelle ballad, ovvero questa figura ritmica qui. Sul bridge c'è solo una variazione nella seconda battuta, quindi la prima rimane uguale. C'è una bellissima pausa di sedicesimo sul primo movimento della misura, della battuta, quindi e nel secondo giro del bridge invece lo fa sulla terza battuta, quindi le prime due sono uguali e sul re minore. E l'ultima battuta c'è una specie di fill di batteria, tanto trovate tutto scritto. E invece il ritornello, ora io l'accento molto, ma c'è un colpo sull'ultimo movimento di ogni misura, c'è un colpo che è diciamo anticipato perché nel quarto, quindi nel quarto movimento della misura, cioè il primo sedicesimo è legato alla nota precedente, e poi c'è l'ottavo col punto, e quindi è anticipato rispetto al secondo ottavo del movimento. Spiegarlo è più difficile che scriverlo, comunque viene così. Battuta, c'è un fill di batteria, l'ultima battuta di ritornello, e un altro consiglio che voglio darvi oggi, che è quello più importante forse di tutti, è lasciare spazio quando ci sono appunto dei fill, degli interventi di un altro strumento, può essere la chitarra, può essere un abbellimento vocale, può essere un fiato, qualsiasi cosa. In questi casi è bene restare fermi sulla tonica e lasciare spazio agli altri, perché vi assicuro che quando fate un provino, quando fate appunto una registrazione, anche quando suonate live, spesso la cosa che vi farà portare a casa il risultato, diciamo, è il suonare giusto, è il suonare rispettando quello che fanno gli altri strumenti. Quindi se a voi vi chiedono di suonare
la tonica. So che a volte, che a me resta difficile non mettere niente in più, anche perché può sembrare, cioè almeno a me mi dà sempre l'impressione che ciò che trasmetto è che so fare solo quello. Può capitare, ma vi assicuro che se voi andate a registrare, a fare un provino in una band, non, nessuno guarderà i vostri virtuosismi, i vostri abbellimenti quando non sono necessari. Quando poi viene richiesto perché è un genere diverso, perché vogliono vedere cose più particolari, ok, ma se dovete suonare anche una cover come può essere With or Without You degli U2, che fa sempre. Ma se la suonate bene, senza mettere niente di più, andate tranquilli che sceglieranno voi. E quindi, nell'ultima battuta, volevo tornare appunto, c'è un fill di batteria e vorrei che non suonaste sopra, insomma, per farvela breve. Quindi vado a mettere un attimo la base. Vedete se cambio i colpi già non perdo groove. Sul ritornello, ma andiamo a sentire cosa succede se io invece suonassi troppo. Perde senso, quello che mi hanno chiesto scompare tutto. Quindi mi fermo qui oggi. Vorrei che veramente vi soffermaste un attimo su questo argomento e con questa base o con migliaia di basi che si trovano online o di loop di batteria, vi concentraste su basso, batteria e vedere cosa succede se poi apro e chiudo parentesi. Non è obbligatorio, cioè in genere non è mai richiesto che dall'inizio alla fine di un brano si debba suonare sulla cassa. Può essere bello anche far sentire il colpo di cassa e non stare fermi, ci sono tantissime circostanze, però dobbiamo avere la padronanza di fare, di saper fare bene quello che ci viene chiesto. Quindi questo si ottiene con la pratica, scordandosi un attimo le cose armoniche, le scale, gli arpeggi, e pensando solo alla ritmica, al tocco, al suono, avere un bel suono adatto al contesto, e appunto esercitatevi. Fate le vostre prove con le basi che si trovano online, con questa. Registratevi, sentite cosa cambia da suonare in un modo, magari suonare più staccato, più note lunghe, con un suono diverso. Divertitevici perché in prospettiva di un provino, appunto, una registrazione, questa lezione è fondamentale. Questo argomento è fondamentale e vi assicuro che, nonostante io ripeta sempre che
ciò che dico non è legge, ma è solo frutto di un po' di anni di esperienza che ho nella musica, vi assicuro che vincerete, diciamo così, e poi la musica non è una gara, non è una lotta a chi è più bravo, ma il risultato a casa lo porterete facendo poco ma bene, soprattutto in contesti di musica leggera, di musica pop, di ballad, eccetera, dove dovete fare ciccia. Detto così può suonare strano, non so se anche da voi si dice, ma da noi è fare groove, fare sostanza, fare una bella sezione ritmica, una bella base solida per poi costruire tutto quello che viene dopo, melodia, armonia, eccetera, eccetera. Ragazzi, per oggi mi fermo qui. Trovate il PDF allegato, la base allegata. E come sempre vi invito a chiedermi nuove lezioni, argomenti che volete approfondire, cover, tutorial, eccetera, eccetera. Vi auguro una buona serata e al prossimo video.